Si è svolta domenica 14 ottobre a Montebattaglia la cerimonia di inaugurazione di una lapide deposta in memoria dei soldati britannici che nell'ottobre del 1944 persero la vita su questi monti. Ospiti della cerimonia, 78 reduci e familiari inglesi, oltre alle rappresentanze dell'ANPI di Bologna, Imola e della locale sezione di Casola Valsenio, accompagnate dai partigiani della 36ª Brigata Garibaldi. La giornata è iniziata con l'arrivo degli ospiti inglesi presso il ristorante Il Parco di Casola, dove è stata loro servita la prima colazione e dove è avvenuto il primo incontro con le autorità locali. Gli ospiti si sono poi recati a Montebattaglia, utilizzando mezzi messi a disposizione dall'amministrazione comunale. E dopo una breve sosta per visitare il luogo, è stato celebrato un semplice rito religioso in memoria dei caduti, che comprendeva inoltre la deposizione di una corona sulla lapide. Nel rito si leggeva: siamo qui riuniti oggi per ricordare coloro del Household Division che sono deceduti in questo luogo e per scoprire questa lapide alla loro memoria. Nel ricordarli, preghiamo anche per le loro mogli, per le loro famiglie e i loro cari, nonché per tutti coloro che hanno sofferto e continuano a soffrire per questa causa. E rivolgendosi ai caduti, essi non invecchieranno come faremo noi. Il tempo non li logorerà e non li condannerà. Al tramonto, il sole ed il mattino, noi ci ricorderemo di loro. Say together slowly the 23rd Psalm. The Lord is my shepherd, I am not lost. He makes me down to lie. He pastures me, he leads me to quiet waters. My soul he doth restore again. He me to walk doth make. Within the paths of blessedness, even for his own name's sake. Yea, though I pass through shattered veil, yet I will fear no evil. For thou art with me, and thy rod and staff encompass me. Evil for evil, strengthen the faint-hearted. God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst you and remain with you always.
Dopo la cerimonia, i reduci inglesi e i partigiani italiani si sono intrattenuti a Montebattaglia per visitare la rocca e per scambiarsi doni ed indirizzi in un caloroso incontro dopo 45 anni. Il re saliero facendo bene Al termine, una foto di gruppo ad immortalare la giornata. E poi è seguito un pranzo presso il ristorante Il Parco, dove questa giornata rievocativa si è conclusa. La